Cari amici bianconeri, ciao da Simone Absim. Potrei parlare del secondo infortunio di Marco Piazza in nazionale che lo terrà, notizia freschissima, lontano dai campi per circa 6-8 mesi. Siamo dispiaciutissimi per questo. Potrei aggiungere qualcosa al mio ultimo video sulla questione Ventura Barzagli, ma evidentemente, siccome i giornalisti, gli opinionisti, a questo punto anche i responsabili delle istituzioni non riescono a star fermi un solo giorno senza aggiungere argomenti a quello che riguarda la Juventus, è successo che ieri sera, come saprete, alla Zanzara, programma radiofonico di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani, l'ottimo e laziale Giuseppe Cruciani, è stato intervistato l'onorevole Taglialatela, l'onorevole Taglialatela di Fratelli d'Italia, che è deputato in quanto onorevole e fa parte da molto tempo per sua missione della Commissione parlamentare antimafia. L'onorevole Taglialatela era già stato per la verità, e forse proprio per questo è stato poi intervistato dall'ottimo Cruciani, già stato oggetto di qualche critica nei giorni scorsi, nel momento in cui la Commissione antimafia è entrata, diciamo, in contatto mediatico con la Juventus, nel senso che è diventata oggetto di attenzione mediatica in relazione alla Juventus per tutto quello che riguarda questa indagine, direi sporca indagine, sui presunti e non dimostrati rapporti tra la dirigenza bianconera e la criminalità organizzata. Dicevo, è diventato oggetto di attenzione Taglialatela per una foto che lo ritrae insieme all'altro onorevole Ignazio La Russa, tenere in mano una sciarpa con su scritto ben leggibile, direi a caratteri cubitali, Juve merda. L'onorevole Taglialatela, come suggerisce il cognome del ben più signore, sicuramente Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, che sicuramente penso che non abbia nulla a che fare da un punto di vista della figura del personaggio con questo Taglialatela qui, è appunto, ovviamente, dicevo, questo Taglialatela tifoso del Napoli e non ha mai nascosto probabilmente questa sua fede. Allora, questa foto, diciamo, era stata fatta oggetto di scherno e di critiche giuste, fondate sui social per dire: ma come fa uno che si fa ritrarre con una sciarpa Juve merda a stare in una commissione che deve giudicare fondamentalmente l'operato della Juve come società? Non è terzo, non è imparziale, non può giudicare, evidentemente, stando anche all'ordinamento italiano, al di là delle chiacchiere. E dunque è stato intervistato da Cruciani anche per chiarire questa posizione. Ora io ho fatto un lavoraccio, come si suol dire, perché l'intervista potete andarla a recuperare sul sito della Zanzara dal minuto 91 in poi del podcast del 28 marzo 2017 del programma, ma chiaramente nel video non posso riproporre l'audio perché, almeno per quanto mi riguarda, credo sia protetto da copyright, quindi queste violazioni cerco di evitarle. Allora non ho fatto altro che trascrivere questa intervista che adesso vi leggerò cercando di non annoiarvi troppo, ma ovviamente nel rileggerla ci vuole poco. Quindi c'è Cruciani che saluta Taglialatela, sono Cruciani, e gli chiede subito: ma lei fa parte della commissione antimafia? Sì, certo, ci faccio parte da moltissimi anni, anche qui insomma siamo già con l'italiano alla grande. Ecco, ma cosa ne pensa di tutta questa storia? Perché non si è sentita la sua opinione in questi giorni, di questa storia di Agnelli, insomma. E lui: sono convinto che da parte della società sia stato sottovalutato, nella migliore delle ipotesi, il ruolo dell'indagato per reati così gravi, come quelli dell'appartenenza all''ndrangheta. Parentesi, abbiamo già detto che l'indagato per un altro processo in cui è proprio accusato di appartenere all''ndrangheta è Dominello, che attualmente non è appartenente all''ndrangheta, cioè non è stato dimostrato da nessuno. Quindi già su questo si dimostra abbastanza poco informato l'onorevole Taglialatela. E le pare, dice Cruciani, a questo, dal punto di vista sportivo, che Agnelli debba essere punito? Guardi, a me non interessa una punizione di Agnelli, francamente. E cosa le interessa? Preferisco la Juventus, da tifoso del Napoli, sempre Taglialatela, batterla sul campo. Quello che a me interessa è che il calcio faccia i conti con quello che purtroppo esiste, in qualche modo la sottomissione da parte delle società nei confronti degli ultra. Questione, diciamo, poteva anche essere, diciamo, ascoltabile e fondata, però giustamente Cruciani gli dice: ma proprio tu parli. E infatti, ma quello avviene per tutte le squadre, però, non è che solo per la Juventus e Taglialatela. Ma guardi, io per carità, è vero che io non sono un soggetto idoneo ad essere considerato al di sopra delle parti, nel senso che sono, e Cruciani, beh, soprattutto perché lei dice, coglie l'occasione, interviene,
non bisogna sottomettersi agli ultra, ma c'è una fotografia in cui lei ha questa sciarpa con scritto Juve merda. E questo che c'entra con gli ultra che fanno violenze negli stadi? Chiede Tagliatella. E Cruciani, beh, non è un messaggio di pace, diciamo. Interviene l'altro conduttore, David Parenzo. Poi lei ha anche un ruolo istituzionale, caro amico mio. E Tagliatella, per carità, io nel momento in cui definisco una squadra in maniera negativa, Juve merda, e definire una squadra in maniera negativa, un eufemismo dantesco direi, non mi pare che questo non mi possa permettere di esprimere le mie posizioni. Stavo dicendo, e Cruciani interrompe, cioè secondo lei la Juve è merda, non ho capito. Interviene Parenzo. Sì, però lei non è un ultras, credo, no? Non è un ultras. Io sono assolutamente, da un punto di vista della passione e del tifo nei confronti del calcio a Napoli, lo sono. Lui è un ultras. E Cruciani, cioè lei è un ultras del Napoli? Assolutamente sì. Cioè dire Juve merda è normale? È una cosa che ogni tanto dal punto di vista calcistico diverte. Diverte. E ancora Cruciani, cioè lei lo dice ogni tanto allo stadio, e Juve merda, Juve, Juve merda, che ne so, magari ogni tanto, qualche volta sì, dice lui, quando lo merita, assolutamente sì, quando lo merita, Parenzo. E allora non si può lamentare quando Salvini canta la canzone sul Vesuvio, perché anche quella, interviene Tagliatella, stizzito, beh, mi pare che ci sia una differenza fondamentale, no, anche lui, Parenzo sempre, a me non sta simpatico Salvini, siccome lui dice, io sono un tifoso del Milan, è un canto contro il Napoli. Cruciani ricorda qual è il canto, puzzano i napoletani, quel canto lì, taglia la tela, no, non è un canto contro il Napoli, no, è un canto contro la città, contro la città. E interviene Cruciani, no, è un coro calcistico però. E Parenzo, anche lui, conferma, è un coro calcistico. A me Salvini non sta simpatico, ma se lei dice Juve merda ed è un rappresentante delle istituzioni, non si può poi lamentare se qualcuno se la prende con lei perché dice Juve merda. E scusi, è un rappresentante delle istituzioni, giustamente, come Salvini a questo punto. E Tagliatella, ma che significa? Augurarsi che i napoletani vengano lavati col fuoco è la stessa cosa? E subito, perché questo poi tra l'altro è in linea lui, in questo piccola parentesi, Tagliatella, con quello che dicono un po' tutti i tifosi del Napoli quando gli si dice ma voi avete detto Juve merda, perché loro rispondono sempre a questa cosa, ma voi avete detto Vesuvio lavati col fuoco, quando poi in realtà sono una minoranza di tifosi juventini allo Juventus Stadium che fanno questo coro, e comunque la Juve viene punita per questi cori, quindi non ci nascondiamo. Invece loro si nascondono quando dicono Juve merda, perché dicono sì, ma però voi avete detto peggio, quindi. E ancora Cruciani, no, ma ci sono cori, Parenzo, è un coro calcistico. Cruciani, è un coro calcistico comunque. Taglia la tela, no, 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 allora nei confronti di Napoli città e dei napoletani, a prescindere dalla vicenda del tifo calcistico, vi è un atteggiamento di pregiudizio, lei lo sa bene. Cruciani, sì, d'accordo, ma lei è un rappresentante delle istituzioni che ha esposto una sciarpa e dice che è normale gridare Juve merda allo stadio. Ammetterà che rispetto ai tifosi, come dar torto a Cruciani su questa obiezione, Tagliatella, quando se lo merita, quando se lo merita è assolutamente normale. E allora Cruciani vuole andare a fondo. E quando se lo merita, scusi, Tagliatella, quando ci sono dei favori arbitrali, quando si comporta, perché la Juve è favorita dagli arbitri, scusi, Cruciani domanda. E Tagliatella, beh, mi pare proprio di sì. Risposta proprio, come dire, mi chiedi l'ovvio, cioè lo sanno tutti che la Juve è favorita dagli arbitri, è il luogo comune per eccellenza. E che Cruciani, cioè la Juve è favorita, cioè i campionati sono falsati secondo lei? A che Tagliatella forse fa finta di non capire, beh, mi pare che alla Juventus siano stati revocati degli scudetti. Pronto Cruciani controbatte, no, prima, cioè, questo è stato 10 anni fa, anche adesso sono falsati i campionati. E Tagliatella, lei immagina che quello che è accaduto nel passato ed è stato provato non possa accadere nel presente? Sillogismo socratico, insomma, siamo veramente non mi esprimo su questa logica. Cruciani, e dunque anche adesso lei dice che viene favorita dagli arbitri, dunque i campionati sono falsati? Tagliatella, io penso che la Juve sia sicuramente la squadra che riceve favori arbitrali, ha fatto outing finalmente. E Cruciani, e dunque oggi la conseguenza che lei deve dire è che i campionati sono falsati? Ma non lo vuole dire Tagliatella, infatti risponde, lo verificheremo, speriamo non lo debba verificare lui. Certo, il fatto che gli arbitri stringano le mani, abbraccino i giocatori, non è un bel modo di vedere le partite di calcio. Cioè, cita come episodi strette di mano e abbraccio con i giocatori. L'ottimo Cruciani, ribadisco ottimo, che non è tifoso della Juve, tutt'altro, dice, ma scusi, questo lo fanno per tutti, lo fanno con tutti, non è che... E Tagliatella, questo non glielo so dire, beh, è chiaro, perché quando succede con la Juve... esce sui social. Io penso che Tagliatella sia un assiduo frequentatore di Facebook a questo punto, visto diciamo le informazioni che riporta. Ma andiamo avanti. Cruciani, soprattutto lei dice che gli arbitri hanno una familiarità eccessiva con i giocatori della Juventus, sospetta?
E lui: io so che gli arbitri sono sponsorizzati dalla Fiat e quindi dalla Juventus, prendono soldi. Eccola là, proprio. Ci mancava proprio la... Vabbè. Ma non è vero che prendono soldi dalla Fiat e dalla Juventus. Non è vero, è falso, dice Cruciani sconcertato. Certo, ma come non è vero? È assolutamente vero, ribatte Tagliatele. E Cruciani: cioè gli arbitri prendono soldi dalla Fiat? Tagliatele: gli arbitri hanno una, qui un po' in difficoltà, ma ricompone le sue idee e dice: la federazione arbitrale ha una sponsorizzazione di una società che fa capo alla Fiat. Vabbè. E Cruciani: guardi, a me non risulta questo qua. Taglia la tela. E allora guardi, si informi, fa giornalista, in questo caso è un po' ignorante. Cruciani: può darsi che io sia ignorante, ma non credo proprio. Taglia la tela. Però è un elemento che per un'esigenza di chiarezza sarebbe meglio evitare. Va bene, grazie, taglia la tela, grazie, prego. Dopo c'è la pausa pubblicitaria e Cruciani torna a parlare. Allora ragazzi, la notizia è che gli sponsor degli arbitri, questa società di assicurazione, com'è che si chiama, Eurovita, la Provita, Eurovita, non c'entra niente, non mi ricordo nemmeno, questa società è collegata alla Fiat, Parenzo dice sarebbe, Cruciani sarebbe, è una bufala colossale, ma lo scandisce proprio bene, è una bufala colossale, dunque come era ampiamente prevedibile, l'ignorante non sono io ma è il signore che ha parlato prima. Parenzo sottolinea: deputato. E Cruciani: che mi pare particolarmente grave, no? Mi pare particolarmente grave che un deputato della Repubblica dica una cosa ricamata o presa su internet, come dicevo io, cioè che una società che sponsorizza gli arbitri, che è presente il marchio sulla casacca degli arbitri, sia collegata alla Juventus. Parenzo sottofondo balla. Cruciani dice: la Juventus paga gli arbitri attraverso questo sponsor, è una bufala colossale, è una bufala colossale, lo dice un deputato della Repubblica, il quale si vanta anche di dire Juve merda allo stadio. Siamo ridotti in questo modo, ragazzi. Ma questo lo direi anche di uno della Juventus che dice Roma merda. E insomma, poi finisce qui, da sottolineare la correttezza di Cruciani, che dice: io non direi la stessa cosa che dico di taglia la tela, anche di un tifoso della Juve che dicesse Roma merda. E Cruciani è laziale, quindi diciamo da laziale potrebbe anche giovarsi di uno juventino che dice Roma merda, invece da persona corretta comunque e coerente qual è, e l'ho dimostrato anche in altre sedi, non è d'accordo con questa posizione. Allora, il discorso qual è? Insomma, io non so che cosa dirvi come commento rispetto a questa situazione. Aderisco all'hashtag lanciato oggi su Top Planet, taglia la tela, dimettiti. Ci aggiungo l'hashtag che invito tutti a twittare e a scrivere, a condividere sui social, desecretate Pecoraro, e lo dico tra parentesi perché qui c'è la questione che il procuratore federale FGC è stato ascoltato dalla commissione parlamentare antimafia in cui siede anche taglia la tela, ma una parte di questa audizione è stata segretata, siccome potrebbe essere proprio la parte in cui ci chiarisce da dove ha preso questa famigerata intercettazione inesistente in cui Agnelli direbbe che conosceva Dominello e sapeva che era un andranghetista. Beh, allora desecretatela, questo è l'hashtag ufficiale lanciato lunedì sera dal J-Talk con Claudio Zuliani su JTV, in cui è stato intervistato l'avvocato Chiappero. Quindi vi lancio questi due hashtag e poi insomma dico molto semplicemente che in questo momento siamo in pessime mani. Penso non ci sia altro da aggiungere, onestamente vi invito ad ascoltare, se volete, al di là della mia ricostruzione, della mia lettura, ad ascoltare con le vostre orecchie anche il tono con cui dice determinate cose l'onorevole taglia la tela. E niente, insomma, cerchiamo di fare controinformazioni sui social, io questo l'ho già detto perché insomma ripeto, siamo messi male, purtroppo ci sono tanti che sentono vabbè ma quello è un deputato, vabbè ma quello è un giornalista, vabbè ma quello è un presidente, quello è un procuratore, quindi stanno tutti a quello che dicono queste persone che si sono fatti diciamo il nome e che hanno questa rilevanza istituzionale, per cui poi credono e abboccano a qualsiasi cosa quando poi in realtà abbiamo veramente tantissime falsità che sono state messe in campo. Vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video, vi ringrazio per i commenti che mi lascerete, ultimamente sono sempre tanti e molto interessanti. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale, di seguirmi su Twitter Simone Avsim e su Facebook, cliccare mi piace alla mia pagina Simone Avsim Juve. Ci sentiamo presto, speriamo per parlare di calcio e sempre forza Juve!